Ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Violetta 5 Channel. Oggi parleremo di un argomento molto molto astratto e chi non sa di cosa io sto parlando a breve lo saprà, perché oggi parleremo di determinazione e coraggio, perché Violetta è per il sociale. Ora, per chi non è interessato a questi tipi di argomenti, siete pregati di spegnere questo video e andare a giocare cose divertenti. Comunque, a parte lo sghezzo, che cos'è il coraggio? Il coraggio è quella cosa che ti spinge la mattina, quando tu sei nel tuo bel lettone, col tuo bel piumone caldo, ad alzarti dal letto per andare a lavorare, per andare a sbattere curriculum, per andare a scuola, al college. E questo è il coraggio. Voi siete molto coraggiosi perché la mattina vi alzate da quel letto caldo caldo e coccoloso per andare a creare un senso al vostro giorno e un senso alla vostra settimana, ed è una cosa ma è bellissima, cioè è davvero bello. Il coraggio è quella cosa che ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti, o abbiamo già specificato che nessuno va oltre i limiti, ma bensì conosce i propri limiti. Quindi conosci i propri limiti vuol dire affondare quelle radici nelle cose sconosciute che voi non sapete, perché non le sapete, ma via via col tempo riuscite a scoprirle. Il coraggio è una delle cose fondamentali, ragazzi, perché senza di questo non potete fare nulla, cioè nulla. Cioè, da alzarvi dal letto la mattina a pulire a terra, ad avere coraggio di dire la vostra opinione nelle cose, a modo vostro, ma con educazione, lo dovete dire, perché tutti siamo capaci di fare grandi cose nella vita e, soprattutto, cosa fondamentale, tutti siamo uguali. Non c'è nessuno che, down e sit down. Siamo tutti down alla fine, ragazzi, è così. Quindi, questo è un nuovo video fa vlog per il sociale in questo canale, molto free, molto generale, perché mi andava di parlare, ecco, più che altro. Oggi siamo 7 dicembre del 2015, quindi domani è l'Immacolata, ci sarà vacanza. E io ancora non ho fatto l'albero di Natale, un applauso ed esordi, uno. Perché non ho avuto tempo e ancora mia madre sinceramente non si decide, quindi chissà quando lo farò. Comunque, per il resto tutto ok. La determinazione. Allora, innanzitutto il coraggio è quella cosa che ti spinge ad andare oltre. La determinazione è la moglie. Cioè, il coraggio è il marito. Il coraggio è il marito e moglie, lingua dei segni. Il coraggio è il marito e la determinazione è la moglie. Perché senza determinazione non ci può essere coraggio e senza coraggio non ci può essere determinazione. Sono due cose che vanno a pari passo, come il grigio e il nero, il sole e la luna, il male e il bene, le calzette e le scarpe. Sono cose che vanno a pari passo insieme. Senza calzette voi non vi potete mettere le scarpe e senza scarpe non vi potete neanche mettere le calzette, perché tutto ciò non ha senso. Cioè, in realtà potete anche camminare scalzi, però se è inverno no. Comunque, a parte questo mio nuovo modo di parlare molto free, perché vedo alla fine che non ho molti iscritti, non ho molte persone che mi seguono, non è che io questo lo abbia capito adesso, cioè l'ho capito da molti anni fa. Quindi voglio cercare di cambiare un po' il modo di parlare, per cercare di andare sempre oltre i limiti e vedere più pesci che posso pigliare. Perché è così, ragazzi, bisogna sempre sperimentare cose nuove. Io praticamente tra una settimana esatta più concluderò più che altro questo corso della lingua dei segni italiana, che è stata una cosa molto utile, molto divertente, e ho conosciuto tante belle persone. Il posto faceva un po' cacare, ma dettagli e proprio dettagli. Però devo dire che mi sono molto divertita e ho conosciuto anche una nuova parte di me, che
che è quella ancora più volte, ancora di più coraggiosa, ancora di più di mettermi in gioco, in mostra. Come dice mia madre, ogni cosa fa curriculum, qualsiasi cosa si faccia, è sempre utile innanzitutto per te stesso, per te come persona, come umano, come essere umano. Poi a prescindere se si trova un lavoro o meno, lì sono dettagli anche. È tutto un dettaglio, insomma. Cioè, ecco, la vita, a parte che è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quel che ti capita, ma come la vita è fatta a scale, c'è chi scende, c'è chi sale, però la vita è come ci sono i negozi dell'ingrosso e il dettaglio. Ora, certe persone non possono entrare al dettaglio perché no, nessuno può, poche persone possono entrare al dettaglio se tu sei un commerciante. Ma se sei un semplice cliente vai all'ingrosso. Ecco, il dettaglio è solo per quei pochi e speciali commercianti. Cerchiamo dentro di noi un pochettino questo nostro essere speciale e il nostro essersi anche distinguersi dalla massa. Cioè, cerchiamo di rimanere unico. No, questa è pausa. Cerchiamo di rendere unico nel nostro genere. Cioè, io non devo assolutamente somigliare a Pippa e Pippa non deve assomigliare ad Alfio. Né nel vestito, nel modo di fare, né nel carattere, appunto, nell'aspetto fisico, ma deve cercare sempre di essere se stessa, perché se no non ha senso, perché nessuno rimarrà unico, saremo tanti, tutti uguali, tutti ammassati, tutti uguali, non serve una mazza, perché quando tu conosci persone tutte uguali non riesci a migliorarti, non riesci a scoprire cose nuove e tutto si blocca e si ferma lì, quindi la tua esistenza si bloccherà a delle semplici cose che tu hai immagazzinato nel tuo cervello perché hai conosciuto solo Pippa e Alfio. Ma se levi un paio di Alfio e un paio di Pippa e fai entrare, che ne so, Giacomino o Paolino, che magari sono diversi da Pippa ed Alfio, ti renderai conto che ci sono altri aspetti di te che vorrei scoprire e che forse assomigli di più a Giacomino e non ad Alfio. Oppure assomigli più a te stesso? Ragazzi, scusate per questo vlog un po' in generale, ma non sapevo veramente che tipo di discorsi prendere. La penso che anche questo sia stato alla fine un discorso nuovo, perché io cerco di fare sempre più discorsi possibili, nuovi, immaginabili. Spero che vi sia stato d'aiuto, che sia stato utile. Quindi, non era tutto. E quindi iscrivetevi al canale, condividete, commentate qui sotto e ditemi voi che genere di video volete, così bene o male mi creo un argomento, ma siccome questo non accadrà perché nessuno mi scriverà sotto, mi tocca sempre a me esprimere le meningi o le meningi. ragazzi, il consiglio che io posso darvi è sempre di essere voi stessi, in lungo e largo, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, perché alla fine moriamo. Cioè, la pubblicità dei Pampers che dice nasce, cresce, corre, nasce, cresce, muore, è così per tutti. Quindi, tanto vale essere se stessi, che vuol dire essere se stessi? Essere spontanei. Oh, essere spontanei. No, non, attenzione, non essere maleducati, ma essere spontanei ed umili ed educati allo stesso tempo. Non è che essere spontanei vuol dire che passa una cosa nel cervello, tipo quelle. Che so, quello ai pantaloni spugnati fa schifo. Hai i pantaloni spugnati e fai schifo. Questi sono gli animali, cioè, praticamente l'istinto. L'uomo ha una cosa molto importante che è la ragione, quindi bisogna un po', diciamo, ragionare anche su quel che si dice, perché se no, se tutto quello che io penso, dico o faccio, cioè non ci serve in un mondo. Se io dico voglio buttarmi dal paracadute, voglio diventare il nuovo papa, voglio comandare la luna e lo faccio, non ha senso. Bisogna fare le cose nel giusto modo, quindi riconoscere il male e il bene e viceversa. Ma soltanto quando conoscerai tutte e due le cose, saprai distinguere che esse sono due cose diverse. Quando conoscerai il bene e quando conoscerai il male, capirai da che parte vuoi stare. Perché ci sono anche quelli che vogliono scegliere dalla parte del male o dalla parte del bene, ma a seconda del tuo carattere e della tua anima. Adesso sto aprendo, non so, ma dei migliaia di parentesi, penso che mi metterete, per questo sproloquio o sproloquio,
che sto facendo, ma come vedete sono solo a casa e quindi non avevo niente da fare. E i 10 minuti della mia vita, dalle ore 16:39 volevo spenderli così, adesso me ne vado in palestra. E come vedete facciamo anche questo vlog tanto a muso. Allora, come... Oh, guardate le mie ciabatte zebrate. Allora, i miei pantaloni della tuta, questa felpina sotto a maniche corte. E niente, vi saluto e vi ringrazio. Ah, sto facendo un nuovo esperimento. Questo qua è un fagiolo borlotto che ho preso piccolino, dolcino. E dopo 3 giorni, bene o male, dovrebbe crescere. Ho fatto questo esperimento quando ero molto piccola e lo sto rifacendo da capo per vedere se questi fagioli funzionano ancora oppure sono scaduti, ma non penso. Ragazzi, mi raccomando, cercatemi sul mio profilo sul mio profilo privato su Facebook. Tutti i link sottostanti li troverete sotto, non so dove come mettermi. E spolliciatemi, seguitemi anche su Instagram, da oggi anche su Instagram, Loletta 5, anzi vi dico in dattilologia L. Madonna, madonna che russi, sono veloce ormai. Loletta 5, ossia... Cosa ho detto? Boh! Se vi siete persi le puntate precedenti, cliccate sotto e troverete tutti gli altri video, tra cui anche un video speciale che ho fatto, tutorial della lingua dei segni italiana. Si dice lingua dei segni italiana, non la lingua italiana dei segni. Specifichiamo questo perché i soldi si sono seccati. Va bene, ragazzi, cos'altro vi devo dire? Siete bellissimi. Siete bellissimi. Siete i miei fan. I miei fan, i miei fan. Come farei senza di voi? Vi do un bacino coccoloso, corneoso. Perché Loletta 5? Vi vuole bene. Ciaone! Ciaone del cuore. Coccolosi, carini e coccolosi.